Si chiamava Jennifer Hernandez, era una giovane ragazza di soli 20 anni di età, la quale doveva mettere al mondo il figlio tra poco tempo. Eppure però la ragazza è morta per colpa di una sparatoria. La ragazza doveva mettere al mondo il figlio tra poco tempo e doveva festeggiare o fare una festa con le amiche, un piccolo show in piena regola, proprio per onorare, o meglio, per celebrare la nascita del piccolo. Ma la ragazza purtroppo è stata ritrovata priva di vita, colpita da arme da fuoco in un'automobile col fidanzato, col ragazzo. Aveva il bambino da 8 mesi che lo aspettava, era un bambino maschio quindi, e tutto si è verificato negli Stati Uniti d'America, in Texas, precisamente a Houston, era venerdì sera. Una vicenda questa incredibile che getta nuova luce su una situazione come chi perde per l'appunto la vita. Una situazione che io definisco drammatica, assurda, incivile, e soprattutto adesso bisogna cercare di capire chi è responsabile. Sicuramente non è il ragazzo, visto che considero che era con lei ed era privo di vita anche gli da narratività e tutto. Jennifer, riposi in pace.